Sanguinetti secondo Sanguinetti. Mi chiedono del maior, essendo io il minor, come studioso oppure come figlio. 10 anni dalla morte di mio padre, che posso Edipo dire se non questo, che della morte sono responsabile. Come fibroma asciutto e magra tenia, son figlio di mia madre, che era lambda, e di mio padre ancor disoccupato. In un romanzo di appendice in atto, il giorno in cui nacque il sottoscritto, non era ancor mio padre laureato. Così pesto la ghiaia e scuoto l'ombra, e strido e deglutisco, avendo atteso da sempre il gusto della camomilla. Mi svolgo i miei esami di coscienza, e sogno è tutto dire e dire tutto, da tardo handicappato frastornato, mentre i tuoi 90 anni ti minacciano con il sorriso etrusco di mia madre. Torno in cucina, ancora in via Vespucci. Oggi lo stile è non avere stile. Sei stato il surrogato di te stesso. 58 anni fa, sempre di maggio, mia madre e io facemmo una lista, inclusa in purgatorio dell'inferno, e infine rispondesti in questo modo. Oh, disse, se scrivi una poesia per me. Oh, disse, se scrivi, devi metterci che ti aspettavo a Gap, che piangevo tanto. Se davvero scrivi per me, disse, oh, devi metterci che anche il mio fratello Alessandro piangeva, che ti aspettava, che piangeva tanto e che io ho dormito quella notte in albergo. Devi scrivere, disse, oh, devi scrivere che a Pompei sono tutti morti, che i fascisti sono cattivi, che i numeri non finiscono mai.